Concerti in Piazza del Plebiscito, sì o no? Si può transennare il Salotto Buono di Napoli, su cui affacciano il Palazzo Reale dei Borboni e la Chiesa di San Francesco, per concederlo a mega eventi a pagamento di grandi star, che lo chiudono al passaggio alla vista di cittadini e turisti? Dopo il concerto di Bruce Springsteen infiamma la polemica tra organizzatori, sindaco e soprintendente. Ma che cosa ne pensano i napoletani? Molti commercianti e cittadini, soprattutto i più anziani, lamentano i disagi legati ai grandi eventi, i più giovani invece non rinuncerebbero alla grande musica in piazza. Ci sono altri spazi per fare i concerti, ci sono stadi, ci sono arene, ci sono altri spazi. Non credo che Piazza del Plebiscito sia adatta per un concerto. Vabbè, io ci starei pure per un concerto, però che sia libero per tutti, no? Che chiudono tutto, non c'è transito, non c'è passeggio, non c'è più niente. È giusto che una piazza di una città, di una metropoli grande come quella di Napoli, possa essere utilizzata per questo tipo di eventi. Poi ovviamente sta nella civiltà delle persone. È giusto fare i concerti in piazza, però magari organizzarli meglio, nel senso fare dei servizi di ordine, proprio per evitare che si creino, diciamo, quella confusione che si è creata appunto in questo caso.